formazione del Servizio Geologico d'Italia, le carte geologiche rappresentavano soltanto le aree emerse. I fogli costieri mostravano vaste distese di mare azzurro, qualche volta variegato da tonalità diverse a seconda della profondità. Nelle carte più antiche, addirittura, le linee batimetriche erano disegnate come curve concentriche intorno alla linea di costa. L'impressione era che un'isola non fosse altro che un enorme sasso lanciato sull'acqua. Nel mondo della geologia sembrava che i fondali marini non facessero parte della superficie terrestre. Ciò che era sommerso semplicemente non affiorava. Eppure, niente come la geologia passa oltre i confini, sia amministrativi che geografici. Già negli anni 60, una piccola squadra di SUP del Servizio Geologico d'Italia iniziò a investigare i fondali marini al largo dell'arcipelago toscano per la ricerca di sabbie metallifere. Gli strumenti utilizzati erano gli stessi usati attualmente, anche se in versioni e materiali più antiquati. Alla fine degli anni 70, il CNR ha promosso il progetto finalizzato Oceanografia e Fondi Marini. Il Servizio Geologico d'Italia ha partecipato a questo progetto nazionale formando un gruppo per la geologia marina. Gli inizi hanno avuto un che di pionieristico. Prima dell'avvento della tecnica satellitare, infatti, la nave veniva posizionata col metodo della triangolazione topografica e doveva essere sempre a vista. I topografi erano spesso appollaiati su uno scoglio in mezzo al mare, dalla mattina alla sera. Rapidamente la geologia marina è diventata una nuova disciplina. Dallo studio delle strutture geologiche profonde si è passati a investigare la parte più superficiale delle successioni sedimentarie e l'evoluzione recente dei fondali marini. Il nuovo progetto di cartografia del Servizio Geologico d'Italia, partito alla fine degli anni Ottanta, ha messo in evidenza la continuità degli elementi geologici, morfologici e tettonici tra aree emerse e sommerse. La linea di costa non costituisce più un limite geologico. Questo nuovo concetto ha rappresentato una spinta culturale per la geologia e ha creato nuove figure di rilevatori e cartografi, esperti nel rilevamento strumentale subacqueo e nella cartografia digitale. L'orogenesi ancora attiva e le oscillazioni ostatiche del livello del mare hanno condizionato l'assetto geomorfologico dei mari italiani, determinando domini fisiografici peculiari e caratteristiche geologiche che chiariscono e completano i modelli interpretativi delle aree emerse. L'analisi stratigrafico sequenziale, le unità a limiti inconformi, i modelli digitali del terreno, la tecnologia side-scan sonar hanno permesso di ottenere una cartografia geologica esauriente dei fondali marini. La nuova carta geologica d'Italia alla scala 1 a 50.000 descrive le aree sommerse attraverso la granulometria e l'età dei depositi affioranti, i sistemi deposizionali, i principali elementi morfologici. Grazie alla geologia marina, oggi gli amministratori e i cittadini dispongono di uno strumento indispensabile per una più profonda conoscenza e tutela dell'ambiente marino e costiero.